Ciao a tutti, sono Darren 4, youtuber ufficiale del Torino FC, Torino-Roma 0-3, ultima giornata di campionato e chiusura in bellezza per questa Toro che conferma essere una squadra assolutamente mediocre, una squadra che non riesce ad andare oltre quello che può dare. Quest'anno i giocatori comunque erano tali da poter dare abbastanza, siamo arrivati quindi tipo, cos'è, decimi? Mi pare decimi, undicesimi, quindi comunque credo parte sinistra della classifica, abbiamo 50 punti. E io sapevo già che avevamo perso contro la Roma, ovviamente, una partita che poteva essere chiusa in bellezza, ma non tanto perché vincere è bello, quanto perché comunque chiudere 53 è meglio che 50, anche se questo non avrebbe portato a nulla. Una Roma che aveva da sì, effettivamente aveva da qualcosa da conquistare, perché comunque doveva confermare il posto in Europa League. Una partita che io, per motivi lavorativi, ho visto bene la prima mezz'ora, 35 minuti, e poi a tratti non ho visto i due rigori. Il rigore su Abraham ho visto che c'era. Avrà fatto un bel gol, Lucic è terzino destro, cioè non ha comunque niente senso, non ha niente senso perché Bremer, Praia, Brecalo, Belotti, non lo so, Pobega, cioè se tutti questi vanno via non ha veramente niente senso, non ha neanche senso quello che finora ho detto, ovvero che questo era il primo anno inteso come primo passo della gestione Juric, cioè in questo caso non ha assolutamente senso. Intervista senza senso di Juric, commenti senza senso su DAZN di Montolivo che dice che il Toro ha fatto una stagione eccezionale, partita splendida, stagione, cioè stagione voglio dire stagione eccezionale, ma eccezionale cosa? Ma se arrivare a 50 punti, decimi o undicesimi vuol dire una cosa eccezionale, poi uno può dirlo in rapporto all'anno prima, ma le parole bisogna saperle usare, perché non ha nessun senso veicolarci un pensiero fasullo. Che ci dice che questa stagione del Toro è entusiasmante. Ma dov'è entusiasmante? Ma dove? Poi Brecalo, caro mio Brecalo. Caro mio Brecalo. Allora, tu vuoi giocare in Champions League? Di per sé ci sta. Ma io dico, ma se tu vieni qua a gennaio al Toro, ok, ma cosa vieni a fare? Cioè, se sai già che tanto tu vuoi andare in Champions League dopo 6 mesi. Allora, ditecelo. Io dico solo una cosa, ditecelo prima. Tanto era ovvio, Brecalo, penso lo sapesse, che non saremmo andati in Champions League col Toro. Ecco. Ditecelo prima, fateci mettere il cuore in pace. Diteci, Brecalo viene. Ce l'ha detto il suo procuratore, lui stesso, però sapete che fino a quando se ne va. Uno si mette il cuore in pace, ma così veramente no. Suprè, non ho capito bene se se ne va o no, era prestito dall'Leicester, non ho capito se deve tornare o meno. Per me, lasciamo stare, anche lì per me è una cosa assurda, senza senso. Cioè, un giocatore forte se ne deve andare. Cioè, per me quest'anno, cioè, ha fatto 8 stagioni con noi, quest'anno scoppia, nel senso diventa forte, se ne va. Brecolo, appunto, non ha nessun senso. Belotti, io non stravedo assolutamente per Belotti, però comunque è un giocatore normale, e quindi secondo me comunque poteva starci. Ripeto, comunque di fatto non ha nessun senso, non ho capito neanche se Lucic va via o no, non ha nessun senso. Quindi, vaffanculo, sono veramente triste perché siamo sempre lì, cioè siamo sempre lì ragazzi, siamo sempre lì. Parlare della partita di ieri non me ne frega un cazzo, sinceramente. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega più niente. Ci rimarranno quindi gli Olain, ci rimarrà Ricci, ci rimarrà. Non lo so, cioè veramente ragazzi, non ha nessun senso. Questo canale. Riaprirà quando riaprirà la stagione del Toro ad agosto. Forse farò qualche altro video, ma inerente a quello che veramente mi piace fare. Oppure, cioè, quindi video, ma non credo. Video, montaggi video, eccetera, ma non credo. Non è la live, credo che forse faremo. Anzi, non credo. Credo che non ci sarà più nessuna puntata per questa stagione che si è conclusa. Anche di non è la live. Una stagione veramente. Che è il format che faccio questo canale di live, una stagione veramente magra e strana, perché ho avuto delle problematiche e quindi poi non ho potuto invitare ospiti come la stagione precedente. Non lo so, forse prima di agosto, di quando ci sarà, nel senso di fine agosto, per la prima partita del Toro del prossimo campionato, forse, dico forse, farò qualche altro video, ma comunque non credo proprio sul Toro, ma non lo so, rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale e ci vediamo. Non so quando, comunque sicuramente a fine agosto. Seguite il canale, 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 vaffanculo comunque, seguite il canale, seguite il canale, vaffanculo Toro, vaffanculo Cairo, veramente vaffanculo a te, vaffanculo a tutti, veramente non è possibile andare avanti così.